Scotland Yard, Ravensburger del 1983. La scatola in italiano, l'edizione del 1983 sicuramente è la prima inglese. E non so se è arrivato in Italia nel 1983, comunque nelle istruzioni, è datata 1983. Si compone di scatola superiore, divisore in plastica e scatola, il fondo della scatola. Poi all'interno ci sono una tabella per segnare gli spostamenti di Mister X, un cappellino, questo è un caso visiera di Mister X, una pedina bianca che viene consegnata a Mister X anche se non è inserita nelle istruzioni, non viene citata. Doppia mossa, 2, 5, black ticket si chiamano, sono 5 biglietti speciali per Mister X e poi gli start sono 18, sono le posizioni all'interno della plancia dalle quali si parte e poi i biglietti per viaggiare. 54 taxi, 43 bus, autobus e 23 linee metropolitane. Una plancia, non viene citato, ma c'è sempre un foglio, dei fogli da mettere all'interno delle mosse di Mister X e le istruzioni. La plancia rappresenta Londra. Con le carte start vengono estratte a sorte dai giocatori, che sono da 3 a 6, e se c'è il 174, il giocatore si posizionerà all'interno qui praticamente, nella carta start 174. All'interno della piantina sono indicate delle vie che sono verdi, gialle e rosse, a seconda se occorre utilizzare per andare il taxi, l'autobus o la metropolitana. Allora, il bello di questo gioco è che Mister X non si sa dov'è, ma lo deve dichiarare attraverso la carta start. La deve registrare e la registrazione delle mosse. Una volta che ha utilizzato una mossa, copre la sua posizione con una delle pedine. Quindi le pedine vengono distribuite le tesserine vengono distribuite fra i giocatori e l'obiettivo è quello di trovare Mister X che non si sa mai dov'è. Ogni tanto Mister X ha un certo numero di mosse, deve manifestarsi e a quel punto gli investigatori, gli altri giocatori cercheranno di posizionarsi, di arrivare verso di lui. Si trova Mister X andando sulla sua casella, cioè quindi se io arrivo con la casella 78 e Mister X, che non si sa dov'è, è nascosto con la casella 78, su nella casella 78, ecco che verrà scoperto. Oppure, se nessuno riesce a trovarlo, Mister X vince. Gioco veramente interessante. La prima scatola è quella dell'83. Iscrivetevi, grazie, ciao.